Di Nerandes convento ho un dubbio che mi sta assillando. Da quando sono arrivate le ragazze ho un dubbio che mi sta assillando, non ce la faccio più. Devo andare, per forza devo andare da Barbara, devo andare, perché ascoltatemi bene, Barbara questa sera ha messo in vendita questo. È un po' maiallina anche lei, non lo so, me l'hanno detto le amiche. Allora io vorrei sapere da lei una cosa che secondo me è fondamentale. Andiamo a chiedergliela, andiamo. Eccola qui. Eccola qui Barbara, eccola qui. Hai fatto il primo piano? Hai fatto il primo piano sul centro di gravità permanente? Gliel'hai fatto? Ok, Barbara, io adesso... No, rilassati pure. Non proprio così. Se le devi aprire, aprile più tardi. Solo per tuo marito. Si dice così? Se vuoi proprio aprirle, aprile più tardi solo per Federico. Non hai detto Federico, hai detto marito? Avevo capito marito, Federico, non so, vabbè. Barbara, io vorrei sapere una cosa. Però sincera, mi hanno detto che tuo marito si chiama? Daniele. Tuo marito si chiama Daniele? Mi hanno detto che è un po' maialino, è vero? Sì, è vero. È vero, ok. Però noi volevamo sapere una cosa, perché prendere tutto il maialino quando si può prendere la parte migliore del maialino? Cioè tu lo sposi per averlo tutto, ma potevi avere solamente la sua... il suo... Ho ragione? E allora trovami due motivi validi perché tu lo sposi e non tirarmi in ballo l'amore che queste cose non si usano più, erano vecchie e stravecchie. Due motivi validi per cui sposi tuo marito, Daniele, guarda. Perché ce l'ha grosso... Questo è un buon motivo valido, ok, e con questo ti consegno il maialino. La seconda motivazione, evviva ragazze, evviva, ok, la seconda motivazione è? È perché lo sa usare anche bene. Scusa, posso parlare un attimino con Daniele? Vieni vicino Daniele, io vorrei da te qualche piccolo consiglio. Sul grosso, vabbè, non ci posso far nulla, a te la natura è stata buona, con me un po' di meno, ma sull'usare bene, non è che magari ci possiamo trovare durante la settimana qualche volta, mi dai due o tre lezioncine, magari facciamo venire anche lei, volevo dire, ne parliamo un attimo. Ok, Barbara, noi questa sera cercheremo di convincerti a non sposarti, ce la faremo ragazze? Ce la faremo? Sì! Ce la facciamo a convincere a non sposarsi? Oddio no, allora no. Dipende se troviamo qualcuno che ha delle doti migliori di Daniele, è vero? Sarà dura. Sarà dura, vero? Sarà dura. Cioè, come ti chiami, scusa? Marta? Scusate un attimo, io sono curioso e poi chiudiamo l'intervista. Come fai tu a sapere che sarà dura, che lei trovi? Tu non è che magari conosci Daniele, così mi è venuto così questo flash? Mi ha beccato, Babi. Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Le amiche condividono. Ma infatti, che spettacolo, evviva Marta, ma certo, ma sì, evviva! Daniele, veramente un giorno ti vorremmo conoscere. Ciao Daniele, ciao Barbara, ciao ragazzi, è un urlo!